bentrovati da Francesco De Leo, siete all'ascolto della Voce della Storia, un nuovo appuntamento con il podcast di Focus Storia, l'insegna dello scoprire il passato per capire il presente. In edicola il nuovo numero della rivista e noi andiamo come sempre a Segrate, dove in collegamento dalla redazione di Focus Storia c'è la giornalista Anita Rubini che ci presenta il nuovo numero della rivista. Ciao Anita! Ciao a tutti. Allora, in questo nuovo numero di Focus Storia è quanto mai vero il nostro motto, cioè scoprire il passato per capire il presente. E ora vi spiego in che senso. Nel 2016 gli inglesi hanno votato per la Brexit e si sono infilati in un pasticcio politico e diplomatico che tiene ancora in scacco l'Europa intera. Ma la decisione storica del divorzio tra Gran Bretagna e Unione Europea ha radici molto profonde che abbiamo cercato di ricostruire in questo numero con l'aiuto degli storici. Il nostro dossier è dedicato quindi ai sudditi di Elisabetta II e a tutte le volte che si sono messi di traverso ai grandi potenti del continente. L'hanno fatto fin da subito, quando si sono schierati contro i conquistatori romani e quando hanno dimostrato che la Britannia, dopo 4 secoli di dominio romano, era rimasta di spirito britannico e non aveva preso niente di romano, diciamo così. Poi l'hanno fatto anche contro la Chiesa, con lo scisma del re Enrico VIII. Insomma, non è stato un caso che gli inglesi abbiano sempre guardato al canale della Manica come una fortunata barriera per coltivare in santa pace il proprio orto. Basta anche pensare che dal senso di marcia sulle strade, al modo di lavarsi le mani, dalla misurazione in pollici alla moquette, i britannici fanno molte cose diversamente dagli altri. E su Focus Storia ve ne racconteremo alcune delle più curiose. Sul numero in edicola però abbiamo anche parlato d'altro, per esempio dei Topf, un'azienda di famiglia, una famiglia che ha fondato una grossa azienda che costruiva i forni crematori per i nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi abbiamo parlato anche di Isotta degli Atti e Sigismondo Malatesta, che vissero una love story insolita per il loro tempo. Una passione scoppiata nella Rimini del 400 con lei appena 14enne e lui più grande già al secondo matrimonio. E in questo viaggio nel passato poi vi portiamo anche a Efeso, la città che ospitava una delle 7 meraviglie del mondo antico, ovvero il Tempio di Artemide, ma che non ha avuto la fama che si meritava e che spesso noi ci dimentichiamo. In questo numero abbiamo anche alcuni nuovi appuntamenti, uno dedicato agli oggetti che hanno cambiato la nostra storia. Per esempio in questo numero parleremo del gabinetto, cioè come si faceva quando non c'era e poi chi l'ha inventato e quando è stato inventato. Poi abbiamo anche provato a vivere una giornata da gladiatore nell'antica Roma, portandovi proprio con noi nell'81 d.C. Insomma, vi aspettiamo in edicola con queste e tante altre storie. Alla prossima! Il regno che si è sempre sentito sovrano, le sfide degli inglesi al mondo. Questo il titolo di copertina del numero di marzo, è il 149, quello attualmente in edicola, fieri delle proprie tradizioni, uniti intorno alla corona e capaci di conquistare un enorme impero. Questi sono stati i britannici nella loro storia, un passato glorioso in cui, come scritto su Focus, si affrontarono le sfide più grandi. Sarà così anche per la Brexit? Noi lo abbiamo chiesto a Vittorio Sabadin, giornalista e scrittore, già vice direttore della Stampa e corrispondente da Londra, e a Tim Parks, anche lui scrittore e giornalista ma inglese, autore di molti romanzi e di molti saggi. Noi cominciamo proprio da lui e dalla Brexit. Ricordo che Parks è stato anche traduttore di romanzi dall'italiano in lingua inglese per autori importanti quali Alberto Moravia, Italo Calvino, Antonio Cabucchi, Roberto Calasso. Lo ascoltiamo. Ma mi sembra che una fase di grande cambiamento. Ovviamente il problema di fondo è che con un referendum che dava il risultato di solo 52 contro 48, e dato che quel 48 comprende molti degli intellettuali del paese, c'è un rifiuto, secondo me, del risultato che ha portato a questo senso di stallo e la difficoltà di negoziare questa uscita. Credo che sarebbe un errore, effettivamente un errore che fanno tanti nella polarizzazione che c'è, di colpevolizzare
una parte o l'altro, o una classe o l'altro, una fascia di età o un altro. Il problema molto semplicemente è il problema di immaginare il futuro. C'è chi non riesce ad immaginare un futuro nella comunità europea o nell'Unione Europea, e c'è chi non vuole neanche pensare di cambiare questo, in quanto stanno bene nella situazione attuale. E in quanto effettivamente in Europa negli ultimi 20 o 30 anni si è andato affermando un tipo di narrativa che in un certo senso la storia europea è chiusa e finisce nell'Unione Europea. E questa è una narrativa evidentemente adesso in crisi, non solo nella Gran Bretagna. Allora questo è un momento, onestamente mi sembra un momento non solo britannico ma europeo, di enorme sconvolgimento a livello proprio di percezione del futuro. Però effettivamente va molto indietro il rapporto Gran Bretagna-Europa. È chiaro che proprio il concetto della Gran Bretagna, dell'unità dei paesi Scozia, Inghilterra, Galles e una parte d'Irlanda, risale al conflitto tra il protestantesimo e cattolicesimo, e che queste isole si sono autodefinite in contrasto con un'Europa che sembrava dominare e insistere su una certa conformità di visione. Allora c'è sempre stata questa narrativa di indipendenza e di libertà contro quello che viene visto come un'ortodossia europea. E immancabilmente l'Unione Europea ha fatto di tutto per rafforzare questa narrativa, devo dire, cioè invece di trovare modo di non sembrare questa grande ortodossia, è riuscito proprio a ripresentarsi quasi come la Chiesa Cattolica del 600-700, e credo che semplicemente questo senso che non c'è nessun motivo perché non ci può essere una narrativa nazionale, libera, ma anche in rapporto amichevole di commercio con altri paesi, cioè non c'è nessun motivo perché non ci può essere uno sviluppo diverso da quello prospettato dall'Unione Europea con le sue infinite regole, eccetera, eccetera. Onestamente io trovo difficile vedere esattamente come saranno i prossimi mesi e diciamo i prossimi 5 anni, come credo che tutti trovano difficile. È evidente che chi vuole mantenere lo status quo fa di tutto, come sempre, a presentare come catastrofico un cambiamento, ma questo abbiamo sempre visto. È evidente che ci sono queste storie di disastro. La mia sensazione è che una decina di anni dopo ci si chiederà qual era il grosso problema. Credo che se il risultato del referendum, e devo dire che io avrei votato per rimanere, ma se il risultato fosse stato un po' più chiaro, in modo che anche l'Unione Europea, invece di negoziare in un modo che costantemente invita a un secondo referendum, cioè è chiaro che tutto il modo di negoziare non è stato un negoziato, è stato un'induzione a ripensare. Se questo non ci fosse stato, tutto sarebbe molto più chiaro adesso, ma ahimè, con un referendum e una risposta sì e no, si arrivano anche a risultati di questo tipo. Ricordiamo che i francesi, quando hanno votato per il referendum per il trattato di Maastricht, l'hanno accettato con 51% contro 49%, cioè queste cose succedono. L'Inghilterra ha avuto questa semplicemente fortuna storica, credo, di arrivare a una situazione democratica dove il capo di Stato
invece di essere un presidente eletto e per questo inevitabilmente figure di divisione in qualche modo, perché ci sarà chi ha votato contro, si trova con questa vecchia monarchia che è riuscita a presentarsi semplicemente come tipo di famiglia rappresentativa. Non so, ho l'impressione che è effettivamente in momenti come questo una forza positiva, per quanto uno odia tutta la cultura di privilegio, eccetera, eccetera. Però dal punto di vista pragmatico sembra funzionare questa situazione. È il momento ora di Vittorio Sabadin, autore anche di saggi su personaggi della Royal Family britannica. Sentite cosa ci ha detto, a cominciare proprio dalla Brexit. Beh, la Brexit mi fa veramente un'impressione triste, perché due entità come l'Europa e la Gran Bretagna che si separano è un evento storico sicuramente negativo per entrambi. Lo sarà secondo me un po' di più per la Gran Bretagna, che pagherà sicuramente almeno inizialmente un grande prezzo dal punto di vista economico, ma lo sarà anche per l'Europa, perché la cartina d'Europa senza la Gran Bretagna è una cartina monca, ed è una cartina tra l'altro che sposta molto verso i paesi dell'est l'equilibrio della realtà europea, mancando l'ancora della Gran Bretagna. Purtroppo questa vicenda è stata gestita nel modo peggiore sia dagli ultimi due leader conservatori britannici, Cameron e Theresa May, ma anche dall'Europa. Siamo a poco più di un mese dalla scadenza di fine marzo e ancora non sappiamo esattamente che cosa accadrà. Ma sai, dal punto di vista storico c'è stata e c'è sempre ancora una diffidenza che è giustificata da quanto è avvenuto storicamente nel corso degli ultimi millenni, dall'invasione romana al tentativo di invasione spagnolo con Elisabetta I nel 1580, al tentativo di invasione di Napoleone all'inizio del 1800 e poi Hitler. Insomma, Germania, Francia, Spagna, Italia sono state tutte in guerra con la Gran Bretagna, quindi dal punto di vista britannico c'è una diffidenza storicamente giustificata. È chiaro che fu Churchill il primo, dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, a proporre che l'Europa diventasse uno Stato federale, diventasse, diciamo, che si ponessero le basi per l'Europa unita. Quindi questo sogno europeo è nato a Londra, è nato in Gran Bretagna. Poi però le cose non sono andate per il verso giusto e la Gran Bretagna e gli inglesi hanno ancora oggi l'impressione che siano entità estranee a loro a dettare la loro agenda politica ed economica. Una cosa che gli inglesi e i britannici assolutamente non vogliono è farsi dire da qualcun altro quello che devono fare, e l'Europa in moltissime occasioni, attraverso le legislazioni delle quali la Gran Bretagna ha dovuto in qualche modo tenere conto, ha dato l'impressione un po' di dettare l'agenda ai britannici, che è una cosa che, ripeto, loro non sopportano. Ma perderà moltissimo, perché io devo ancora una volta ricordare che dal punto di vista storico la Gran Bretagna è stato e il paese, poi si potrà criticarla, per carità, per il colonialismo, per tante cose non corrette, non giuste che ha fatto in giro per il mondo, però dal punto di vista europeo la Gran Bretagna è stato il paese che ha sempre combattuto per la libertà degli europei, lo ha fatto con Napoleone, lo ha fatto con Hitler, e quindi io penso che l'Europa deve alla Gran Bretagna, deve alla battaglia d'Inghilterra, deve a tanti giovani che sono morti nel momento in cui la Gran Bretagna era la sola a combattere contro il nazismo e contro Hitler, gli deve un po' della libertà che ha oggi. Quindi quel riferimento orgoglioso, quei discorsi di Churchill che dice combatteremo, quello che anche si è visto nel recente film che gli è stato dedicato, combatteremo sulle spiagge, combatteremo sulle colline e non ci arrenderemo mai, ecco, quello spirito lì sicuramente all'Europa mancherà.
Immagino che i primi mesi, se ci sarà la Brexit, perché ancora non sappiamo come andrà a finire questa vicenda, ma i primi 2 anni saranno anni molto difficili, con probabilmente una grande perdita del valore della sterlina, la fuga da Londra delle principali società economiche e finanziarie, la fuga di personaggi che è già cominciata, l'uomo più ricco della Gran Bretagna ha annunciato proprio l'altro giorno che se ne andrà a vivere a Monte Carlo. E quindi ci sarà una fuga, ci sarà una situazione estremamente difficile. Non voglio pensare che si arrivi alla carenza di cibo che è stata ventilata, alla carenza di medicinali, spero proprio che questa cosa non avvenga. Però i primi mesi saranno molto difficili. Poi io penso che la Gran Bretagna ce la farà a riprendersi se manterrà l'unità, cioè se la Brexit e il modo disastroso con il quale è stata condotta non porterà la Scozia a chiedere magari con un nuovo referendum l'indipendenza, non porterà l'Irlanda del Nord, perché dovremo vedere come andrà a finire la questione del confine irlandese, non porterà l'Irlanda del Nord di nuovo su una posizione di forte contrasto e di forte contestazione nei confronti del governo che loro considerano inglese, e quindi con la ripresa magari anche di atti terroristici, Dio non voglia. Quindi se la situazione resta questa, io penso che la Gran Bretagna si riprenderà dal punto di vista economico, ma se queste micce che sono lì latenti in attesa di essere accese o in attesa di esplodere saranno attivate dalla Brexit, ovviamente la situazione cambierà. La regina ha fatto un appello proprio poche settimane fa al Parlamento, perché in sostanza non ha usato queste parole, ma la sostanza del suo discorso era questa: perché la smettessero tutti di comportarsi come dei bambini e cercassero un punto comune di intesa per il bene della nazione. Questa cosa non è avvenuta, ancora oggi il Parlamento è estremamente diviso e Theresa May fa una grande fatica a trovare una maggioranza sulle sue proposte. Però la regina è preoccupatissima dalla disgregazione, dalla possibile disgregazione del Regno Unito. Lei per tutta la sua vita, per tutti gli anni, più di 60 anni che è stata regina, si è battuta perché il Regno Unito restasse unito. E quindi la disgregazione del Regno Unito è la cosa che più la preoccupa. Penso che la preoccupi molto di più questo che non l'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, alla quale forse anche lei è d'accordo. Abbiamo terminato, vi ricordo che potete ascoltarci su YouTube, su Spotify, su Spreaker, semplicemente cercando La Voce della Storia. E se vi è piaciuto il nostro podcast, scrivetecelo nei commenti, cliccate su mi piace, condividetelo con i vostri amici. Ma non dimenticate, per rimanere sempre aggiornati con i nostri podcast, di iscrivervi al canale. In descrizione, proprio sotto il cursore, trovate tutti i canali social di Focus Storia e, per chi fosse interessato, anche un'offerta abbonamento alla rivista di 6 mesi, pensata proprio per i nostri ascoltatori del podcast. Come sempre, per scoprire il passato e capire il presente. A prestissimo.